Non ci credo. Non ci credo! Romeo Cresti, 21:59, mi sto sentendo... Juventus Ronaldo, si va verso la chiusura. Contatti positivi anche in giornata. Decisiva la chiamata del classe 85 portoghese che farebbe ritorno alla capitale piemontese per la richiesta di avere in rosa il più forte centrocampista degli ultimi tempi. Adrien Rabiot. Ma che ce frega de Ronaldo, noi ci abbiamo Adrien Rabiot. Adrien Rabiot! Adrien Rabiot! Se facevo sto coro qualche mese fa mi davano per matto. E invece... Buonasera a tutti, scusate per avervi fatto prendere qualche infarto. Ma Adrien Rabiot oggi dimostra quello che ha fatto nell'ultimo periodo. O meglio, la Francia dimostra di esserci e di non credere alle cavolate che, insomma, sono successe in questi ultimi mondiali, ovvero che la squadra campione del mondo esca per forza ai gironi. Era successo con l'Italia, in un girone vergognoso con Nuova Zelanda, Slovacchia e Paraguay. Era successo alla Spagna, era successo alla Germania, in un girone con Svezia, Corea del Sud e Messico. Probabilmente non succederà per questa Francia che, dico, parte bene con la Serie A al potere, ed è bene che sia così, perché comunque tutti i campioni, no, sono in Premier, sono da chi c'hanno i sordi, e invece gol, assist, gol e gol provengono dal nostro campionato, anzi anche un altro assist, tranne il 3-1 c'è tutta impronta nostra. E questo è un modo per essere contenti. Juventini prima, forse Juventini un po' meno, perché adesso la battutina classica è: Ale, ma che sei contento del gol della Francia? Anzi, io sono incazzato, perché così la madre chiede 20 milioni. Sì, della serie che allora se segna il nostro giocatore al mondiale dobbiamo anche essere scontenti. Niente, non andrà mai bene nulla, mai una gioia e niente. Famola finita, perché tanto è tutto, viviamo tutto di stenti. Invece non c'è da fare questo ragionamento. Cioè, da essere contenti di questo ragazzo ha ritrovato la fiducia in se stesso che gli mancava. E semplicemente Adrien Rabiot è stato il giocatore che l'Argentina in rosa non ce l'ha. Perché tutte le partite facili alla vigilia hanno una richiesta: vincere la partita, ma prima di tutto sbloccarla, cosa che aveva fatto l'Argentina oggi, e chiuderla. E quando affronti una squadra più piccola di te, più inferiore tecnicamente, come può rispondere al nemico? In modo passivo, come hanno fatto Iran e Australia, cioè sperando, no, che a forza di sbattere contro il muro poi ci potessero essere occasioni per contropiedi, o in modo attivo. Se lo fanno in modo passivo, devi essere bravo a trovare la forza con traversoni di sfondare un muro e di aumentare anche poi quelle che sono le caratteristiche delle mezze ali in fase di inserimento. Bellingham e Rabiot in questo caso, ovviamente uno col potenziale più grosso dell'altro, lo sappiamo benissimo, però questi sono i giocatori che servono nelle partite dove poi alla fine... Oh, e c'è da fa' go, nel calcio, c'è da fa'... Capite? Siccome oggi l'Argentina la partita la va sbloccata, dov'è che ha peccato, trovando contro una squadra attiva, nel chiuderla. Diciamo che oggi Rabiot è stato bravo a fare quello che non ha fatto Lautaro Martinez. E non è che sono juventino e lui è interista, però Lautaro Martinez oggi non è riuscito a riempire le praterie di Heidi, che ti lasciava la rabbia, che attaccava a tutto campo, ma aveva la linea di baricentro a metà campo. E tu, con la voglia di fare questo primo gol ai mondiali, alla fine ne hai fatti zero. Avrai altri modi di rifarti, perché era proprio prevedibile che Messico e Polonia pareggiassero. Tornando alla Francia, che non ha bisogno di descrizioni particolari, parlo di Giroud perché comunque è un ragazzo, un ragazzone ormai che stupisce, perché non aveva mai fatto così tanti gol in una singola stagione con il Milan l'anno scorso, e già quest'anno a livello realizzativo così alto rispetto ai tempi col Chelsea. Quindi è proprio bello vedere quando questi giocatori eterni continuano a performare anche quando si va verso una maggiore età, tipica dei campioni, come appunto Cristiano Ronaldo, che qualsiasi squadra lo accetterà. Saranno ben contenti tutti i tifosi di tutto il mondo di averlo in squadra. Io personalmente potrò ringraziare per quello che è stato, non mi sarà mai andata giù il modo in cui sei andato via, ma ritengo ovviamente che Cristiano Ronaldo non possa entrare nei piani di una Juventus che si è costruita ripartendo da altri giocatori e da altri progetti, da altri sistemi. Quindi non siamo noi la squadra che acquisterà Cristiano Ronaldo, e non sono io il tifoso che vuole o rivorrebbe Cristiano Ronaldo, per quanto sia Ronaldo fanboy.
Ecco, questo è il discorso. Però, parlando di Francia, parlando di Mbappé, anche lui quanti gol ha fatto in carriera? Non avrà ancora il record di top scorer assoluto della Francia che appartiene adesso a Olivier Giroud in condivisione con Titi Henry, e se lo merita sto ragazzo che ha fatto doppietta in una partita dove gli venne sempre detto che aveva fatto un mondiale senza segnare, sti cavoli, lui si porta il trofeo, i gol alla fine sono un supplemento se alla fine ottieni il trionfo, e quindi vuoi per il destino di Karim Benzema, vuoi per tutto, sto giocatore qua si merita tanti complimenti, come se li merita, ripeto, anche Teo Hernandez, perché ragazzi, quando devi andare a sfiancare una squadra che già di per sé può essere rinunciataria, hai preso il primo gol, ma non doveva essere il primo gol e l'infortunio mi mette in campo Teo, me lo devi mettere per forza dall'inizio, non puoi sbagliare queste cose, non esiste che tu abbia deciso con un europeo di distanza, perché nell'europeo non me l'avevi portato Teo, questa volta sì, di far che cosa, di essere indeciso sulla gestione di Teo, ce l'hai, lo metti, con l'Australia poi, cioè che di che devi avere paura, devi attaccare, Deschamps, un far cagarone, l'unica cosa che possiamo dire a Deschamps di averci visto lungo è che tutti i capiscieri del calcio non ce l'avrebbero messo a titolare Rabiot a centrocampo, dai siate onesti che ci avreste messo Fofana, ci avreste messo Camavinga con mezza gamba e nessuno ci avrebbe messo il 14, quanto Dio è bello quel numero, santo Dio è una roba assurda, oh. Vuoi o non vuoi, il 14 lo prendono tutti quelli che poi sono giocatori che entrano in una piccola particina del mio cuore. 14 è il numero mio, il numero di nascita, quindi non sarà il 9, l'8, il 7, il 10, l'11, ma è il 14. Ci hanno sempre avuto i giocatori che ci hanno avuto, ho avuto della simpatia per loro e poi è un numero anche abbastanza singolare, si può dire non scontato, ecco, visto che mi piace supportare le cose non scontate, le teorie e i pensieri dei giocatori che non tutti amano, anche se tutti devono amare Kylian Mbappé. Ripeto, ha fatto 230 gol in carriera a 24 anni, praticamente è a poco più di un terzo di carriera che hanno fatto Cristiano Ronaldo e Messi. Se lui dovesse triplicare quei gol che ha fatto, punterebbe a raggiungerli, ma questo ragazzo in progressione può tendere a farne sempre molti di più a stagione. E oggi Mbappé svela anche l'arcano di essere l'assist man. Gli si è sempre detto che fa le cose da solo, c'ha delle doti motorie clamorose e anche un bel tiro, no? Visto che a Torino l'ha fatto brutto e quindi a volte lo capisco quando si intestardisce, se c'è il difensore c'ha 3 metri davanti a sé e Mbappé ce n'ha 8, ti ripiglia, e però quando lui va su quella fascia alla fine ti può anche mettere palloni interessanti. Ripeto, bello lì il fatto che ci sia stato in questa partita l'impronta della Serie A, ripeto, sempre i campionati più forti devono averci campioni, non possiamo mai essere noi una volta a dire ce l'abbiamo noi, Teo, Rabiot e Giroud, assolutamente sì, almeno di questo possiamo andarne fieri, e niente, la Francia è questa roba qua, la Francia è una roba che ha una rosa formata per saper sbloccare queste partite qua. L'Argentina magari avrà meno difficoltà a giocare contro Messico e Polonia, però oggi con l'Arabia ha floppato una partita che tutti davano fattibile sulla carta, ma poi le partite devi vincere, quindi devi mettere in campo gente che ti sa fare i gol quando le partite sono bloccate, e Rabiot ha fatto quel gol, la palla va messa, ma saputa mettere, bisogna saper crossare, sembro qualche altro allenatore che ricorda queste cose, ma ditemi voi se non è proprio la verità, saper crossare, fare gol, fondamentalmente Rabiot ha recuperato anche la palla, poi la palla di Mbappé che gliela mette sulla corsa quasi, no, diceva oddio, Rabiot stava pensando ma sarebbe così bello anche alla Juve, no, sapere uno che mi dà palla, che gioco con quello che, cioè se Rabiot gioca in questa Francia è perché a sinistra apre, è Teo, è, gli cammina vicino Mbappé da mezzala di sinistra, capite bene che è bello essere parte di una nazionale francese. Per quello che sarà appunto guidata, tutto guidato da Mbappé, che punterà a essere uno dei migliori top scorer al mondo, perché gioca in una nazionale anche che gli permette, a differenza di Messi, secondo me, e di Cristiano, di avere quella possibilità di avere attorno a sé un seguito di giocatori che lo metteranno sempre nelle condizioni di segnare, perché oggi Griezmann, sfigatissimo ragazzi, Griezmann, l'assist che gli aveva fatto, c'ha sempre quel difetto di cagarsi qualche gol. Quindi, alla fine, riassuntone! Sta giornata è stata l'insegna dei pareggi, buon per l'Argentina che comunque perde ma non ha perso ancora tutto, grazie a Messico e Polonia che deve ringraziare e direi anche abbastanza, quando perdi e le altre pareggiano, beh, vuol dire che il destino dipenderà sempre da te, in 3 partite a volte può anche non essere scontato, no?
Simone uscì con 6 punti per strane combinazioni del destino. E poi, vabbè, che c'è? Danimarca-Tunisia, Caressa lasciava ragione e poi la Francia si conferma. Sfata quel tabù e mo, e domani vediamo. Vediamo se ci saranno dei tranelli, perché Belgio con Canada, Spagna con Giappone, Germania con Costa Rica. Ognuno col suo approccio, squadre meno energiche, più vivaci. Ognuno deve avere l'arma giusta per saper fare gol, per sapere fare questi gol, per sapere sbloccare queste partite. Se immagino una squadra che può avere difficoltà nello sbloccare le partite un po' simile all'Argentina è la Spagna, che magari non ha centrocampisti così. La Germania ci può avere benissimo un Goretzka. L'Inghilterra ci ha avuto un Bellingham, la Francia ci ha avuto Rabiot. Sti giocatori lì, alla fine, sono fondamentali le mezzali di centrocampo, quelli che sbloccano. Quello che sembra facile, ma poi deve sempre avere qualcuno che apre le danze. La Germania... ho detto Goretzka, lì ci sono altri valori. Nella Spagna, per esempio, non ci sono questi centrocampisti così. Non l'hanno mai avuti in realtà, ma sempre, sono sempre arrivati al gol in altri modi. Però, insomma, la filosofia di un club ovviamente poi ricalca sempre la storia. Spagna, Xavi, Iniesta, e Brasile, che vuol dire fa, chi ci ha avuto. Vabbè, basta, volevo fare video 7.07 per il Sium, ma va bene, anche così, 11.22.